già quello lo era, no? Quello è un daguerrotto. Certo. Anche se non è proprio perfetto questo. Alla faccia. Quindi la lampadina. Poi se lo illumina al meglio, che non posso vedere io. Quelle sono tutte daguerrotti relativi a quel lavoro là. Perché in quel lavoro là. Come riflessa da uno specchio convesso. Quindi il suo omaggio, perché anch'io mi sono messo così con la mano. Quelli sono tableau vivant. Ah no, voi siete sono Anno di Liana, bisogna guardare, che è la patria del pittore Silvestro Vega, fanno i tableau vivanti, che sono la rappresentazione umana come il presepe vivente, no? Quello invece è il canonfo della Vega di Adriano. Adesso che avete anche toccato con mano che il daguerrotto, lo vedete adesso, vedete negativo, vedete positivo. Ora qui c'è la cosa definitiva, nel senso che io dimostro come un daguerrotto può essere visto positivo, negativo e può rovesciarsi nel discorso. Allora, quelli più grandini devono accendere, lo faccio fare singolarmente, la valera che ho io sul marito. Perché è una magia. Allora, un conto è se te la fa un altro, se poi te la fai tu da solo, diventa anche più. Allora, una cosa è questa qui, c'è la luce, bisogna tenere la cena, se no ho fatto in modo che magari uno la accende e poi si levare la cena, così quando uno lascia è spento. E qui sopra c'è una manopola, guarda la difficoltà, che va spostato così. Cioè questo implica una variazione di illuminazione del daguerrotipo che provoca lo svolgimento di cambiamento. Allora prendi il fuoco, metti la mano qua, in questa posizione vedi che è positiva, è positiva la chiesa in fondo e negativo il quadro. Se adesso la giri qua, piano piano, possiamo tutto per andare, giro, piano piano, giro. No, 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 no. Verso la luce, ecco, ancora forse, ecco, vedi che adesso è negativo, quello è positivo, poi ritorni indietro, vai avanti in modo da vedere la magia, perché è magia, stiamo parlando di daguerrotti. Thank you.
Grazie.